Nel girone F di Serie D va in scena domani, fischio d'inizio alle ore 14:30, la nona giornata del girone di andata, dove non sono previsti derby tra gli abruzzesi. Trasferta in terra marchigiana per il Pineto, terza forza del campionato. Al Riviera delle Palme i biancazzurri saranno ospiti del neopromosso Porto d'Ascoli, squadra che ha avuto un ottimo impatto nella categoria ed attualmente occupa la quinta piazza a sole due lunghezze proprio da Minozzi e compagni. Dopo la manita rifilata al Vasto Girardi, il tecnico Marco Pomante chiede i suoi concentrazioni per dar seguito ai risultati finora ottenuti. Una gara da vincere perché un palzo falso delle due capolista Fiuggi e Trastevere permetterebbe al Pineto di raggiungere la vetta del girone. Sappiamo che affrontiamo, come detto prima, una squadra che sta facendo bene, una squadra che è molto organizzata, soprattutto nella fase di non possesso, e ci metterà sicuramente in difficoltà, però noi ci dobbiamo mettere la stessa cattiveria di domenica perché abbiamo capito che con quell'atteggiamento noi possiamo andare veramente lontano. È una squadra che dell'anno scorso ha vinto il campionato d'eccellenza, che ha fatto molto bene, si vede che è un gruppo molto molto unito, ha dei giocatori importanti come Giordano Napolano, lo stesso Nazareno Battista che io riconosco perché ci ha giocato insieme a Pineto. Sarà una partita tosta, però noi dobbiamo andare in campo con la stessa cattiveria che abbiamo messo con il Vasto Girardi, sperando di portare a casa la vittoria. Il Castelnuovo, dopo aver espugnato l'Angelini di Chieti, torna ad ospitare tra le mura amiche una gara di campionato. Al Comunale, dove si giocherà a porte chiuse per via dei lavori di restyling all'impianto di gioco, sarà di scena il Trastevere. I Capitolini, squadra molto attrezzata per la categoria, 7 giorni fa hanno battuto nettamente il Fiuggi e annoverano tra le proprie file l'attuale capocannoniere del girone, Daniele Crescenzo. Qualche dubbio di troppo per Guido Di Fabio, che dovrà valutare bene le condizioni di Prestiani e Morelli, mentre ancora out Cangemi, torna tra i convocati Camarà. Scalpita invece per una maglia da titolare l'ex di giornata Tancredi. Ancora fermo ai box il Notaresco, l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo, ma i rossoblù comunque non scenderanno in campo a Castelfidardo, vista la presenza di casi positivi pregressi. Oggi si riprenderà però con gli allenamenti di gruppo agli ordini di mister Epifani per preparare la gara dei 32esimi di Coppa Italia, prevista per mercoledì ore 18 contro la San Benedettese. Domani scende in campo anche il Chieti di Alessandro Lucarelli allo stadio Ferrante contro il Matese. I teatini sono chiamati ad una prova d'orgoglio per cancellare l'avvio di stagione al di sotto delle aspettative sia della società che dei tifosi. Non sarà a disposizione l'attaccante Luca Fabrizi, out per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche per la trasferta del 21 novembre contro la San Benedettese. Il reparto offensivo privo dell'infortunato Rodia va ridisegnato, probabile che sarà uno Taverna, Sapone o Baldé ad affiancare Akamadu. Mentre in difesa Chiacchia potrebbe tornare titolare al posto di Consorte. Allo stadio Aragona di Vasto invece sarà di scena la San Benedettese del neotecnico Antonioli. Gli uomini di D'Addario sono chiamati a riscattare la brutta prestazione di Tolentino, ma dovranno farlo senza il calore del proprio pubblico, dato che il sindaco Francesco Menna ha annunciato proprio in settimana l'avvio di lavori di adeguamento strutturale all'impianto. Sarà comunque un'occasione da non fallire per i biancorossi, che avranno di fronte una formazione falcidiata dalle assenze. Infatti non ci saranno Anciulli, Ferri Marini e De Sena, così come Lulli, Fabretti e Kum. Il Nereto sta continuando a rinforzare la rosa dopo la mini rivoluzione e diversi addii. Il club rosso-blu ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Manuel De Angelis, classe 2004, proveniente dal Monticelli. Mister Bitetto per la delicata sfida interna contro l'Aurora Alto Casertano. Ci sono in palio punti pesantissimi. Per la salvezza potrà contare anche su un altro riferimento offensivo. Si tratta di Matteo Dari, classe 2002, proveniente dalla polisportiva FAVL Cimini.